Buonasera a tutti da Roberto Ricette Chef. Oggi facciamo un secondo piatto molto molto veloce, composto da appunto del pollo, dei fusi di pollo e da alcune spezie. Ma adesso vi faccio vedere subito la procedura per la ricetta. È una ricetta molto veloce e praticamente molto molto appetitosa. Grazie a tutti sempre, e io non smetterò mai di dirlo, di seguirmi su tutte le mie pagine del web. D'accordo? Adesso andiamo a farvi vedere immediatamente le ricette. Ecco qua ragazzi, adesso vi faccio vedere semplicemente che cosa ho fatto. Ho messo olio d'oliva, olive nere snocciolate, due teste d'aglio, e adesso andremo ad aggiungere praticamente dei rametti di timo sparsi qua e là. Ecco qui. Metteremo anche un ramino di rosmarino. Allora, ricapitoliamo: 4 pomodorini pachino, olive snocciolate, 2 teste d'aglio, olio extravergine d'oliva, un rametto di rosmarino e 2-3 rametti di timo, che è una spezia veramente buona. Adesso facciamo un attimino soffriggere il tutto e poi andremo ad aggiungere i fusi di pollo. I fusi di pollo, come vi farò vedere dopo, io li ho spellati, cioè gli ho levato la pelle per renderli meno grassi, d'accordo? Adesso facciamo il soffritto e poi dopo vi faccio vedere tutto il resto della procedura. Ecco qua ragazzi, i pomodorini con le olive, il timo, il rosmarino e l'aglio si sono praticamente arrosolati, e adesso vado ad aggiungere i fusi di pollo, che da come vedete io gli ho levato completamente la pelle, e li vado a mettere direttamente in padella. Ecco qua, perfetto. Io ne metto 4 e adesso lasciamo cucinare a fuoco basso per circa 20 minuti. Adesso l'ultima mossa che io farò, aggiungerò del vino Chardonnay, così li lasciamo cuocere a fuoco medio, prima basso poi a fuoco medio, in modo che così i fusi di pollo assorbono anche questo delizioso vino Chardonnay. Alla fine vi farò vedere il piatto finito, d'accordo? Ecco, dopo aver aggiunto naturalmente il vino che vi ho fatto vedere prima, adesso andiamo a mettere un pizzico di sale, e per chi piace può mettere o peperoncino o addirittura del pepe, dipende il vostro gusto. Io in questo caso, dato che non voglio uccidere il sapore, troppo il sapore del pollo, lascio il tutto senza praticamente mettere né il pepe e né il peperoncino. Però ripeto, a chiunque può piacere, pertanto potete fare quello che volete. Ciao ragazzi, ecco qua, abbiamo finito il piatto, adesso ve lo faccio vedere direttamente presentato sul piatto, pronto per gustarlo. Io vi vorrei far sentire che profumino che si sente in questa cucina. Comunque spero di esservi stato utile, d'accordo? Ciao ragazzi e ci vediamo alla prossima ricetta, ok? Ciao a tutti!